Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di P. Santana. Siamo di nuovo qui con Elden Ring, riprendiamo da dove ci siamo salutati. E ragazzi, siamo all'esplorazione del fiume Siofra e apparentemente anche questa zona è abbastanza ampia, quindi direi di non indugiare oltre e proseguire all'esplorazione. Quindi, il nostro Stanislao è pronto a prendere tante mazzate sulle gengive. Ma anche questi sono prontissimi. Vediamo che ci lascia. Cosa fanno? Un altro là. Giovanotto. E basta di sbattere. Ai. Poi. Liberiamoci anche di questo. Magari stealth. No, lui. E tac! Ok. Quindi, questo punto è libero. Vediamo che cosa ci aspetta. In questa zona mi sembra siamo già stati. Sì, lì c'è quell'impalcatura dove siamo stati nell'altra puntata. Guardiamo di qua, su quest'altra sponda. Qui c'è il nostro luoghetto di grazia. Qui si va dall'altra parte, quindi qui ci andrei più tardi. Tanto proseguiamo in questa direzione. Allora, intanto per cominciare, lì c'è della gente. E lì c'è uno di quegli scarabei. Stanislao, non ti buttare di sotto, mi raccomando. Cenere di guerra, posizionamento. Anche questo ci guarderemo che cos'è. Allora, io intanto direi quatti quatti di andare a liberare questa zona sopra, così da essere totalmente liberi di proseguire la nostra esplorazione. Ci sono anche dei rattoni. Qui è un bel problema, eh? Qui è un bel problema e non possiamo neanche evocare. Allora, diciamo che magari prima cerchiamo di liberarci di questo, eh? Ecco, magari se lo cogliamo male non è. Vai. Mamma mia, quante mazzate abbiamo preso. Abbiamo perso il tempo. Malizda, occhio. Ok. E quello grosso è tolto. Via. E che cavolo. Mamma mia, peggio di così non potevamo fare, guarda. Lì c'è altra gente e c'è uno di quei cosi da accendere. E laggiù, se non ho visto male, ecco, c'è un altro scarabeo che quello è rosso. Quindi ci potrebbe ridare le fiaschette, il che non sarebbe proprio male, visto che abbiamo fatto pena contro quattro ratti. E lì c'è un altro di quei bracieri da accendere. Ora vediamo se riusciamo ad ucciderli senza conseguenze. Dai, uno via. Due. Vai. Ok, e anche questi fatti. Braciere acceso.
Poi mi chiedo anche come faremo a salire lassù. Non ne ho proprio idea. Va bene. E anche come facciamo ad andare là? Probabilmente da lì dietro. Ok, allora intanto scendiamo per fare secchi anche gli altri nemici che abbiamo visto. Sì, meno gente c'è intorno, meglio è. Arratti anche qua. E sta bene. Ai. I ratti, via. Almeno due. Ah no! Via Stanislao. Mamma mia! Attenzione Stanislao, attenzione! Mamma mia, questi che se si intassano sono duri da uccidere. Freccia persecutoria? Allora, proseguiamo su questo versante. Tranquilli, tranquilli. Lì ce n'è un altro. Che è successo? Questi da dove sbucano? Curati, sanità, curati. Prendili però, cavolo. Eh no, allora. Ok, poi ce ne altri. Maledetti ratti. Oddio, quello ci vede. Ok, allora va bene. Vogliamo fare una sfida di arco? Il nostro Stanislao è prontissimo, sa? Zacchete, è uno. No. E due. E tre. E aspettiamo che tu... No. E zacchete. Oddio. Ai. Bevi sanità, bevi intanto. Ma. Mamma mia, quante mazzate. Mamma mia, guarda, quando sono tanti è veramente difficile. E qui c'è qualcun altro che ci spara. Che ci scocca le frecce. Dobbiamo trovarlo ed eliminarlo, perché se no è un problema. Eccolo là. Dietro l'albero. No. Ai! Dietro l'albero, se ne sa. Bravo, così. Ah, da vicino non tirano quelle indiavolate, eh? Ok. Guardate qua che razza di frecce ci tiravano, maledetti. Allora, io direi di
bere ed andarci a riprendere le fiaschette da questo. Allora, questa l'abbiamo accesa, quindi proseguiamo e vediamo anche su queste rocce che cosa c'è. Qui niente. Allora, di qua si va su quella parete rocciosa e su quella colonna e lì ci andiamo dopo. Qui abbiamo fatto secchi i ratti. Qui niente. Altri ratti. Un'aurea. Bene, ci hanno dato un'altra fiaschetta. Qui c'è un cadavere, trancio di carne. Andiamo qua. Niente, vabbè, lasciamo perdere. E c'è un bel luogo di grazia che ci può far comodo tantissimo. Però non mi riposerei perché altrimenti rinascono tutti quelli là e vorrei evitare almeno per ora. Qui questa struttura, vediamo che cos'è intanto dall'esterno. Poi eventualmente ci andiamo con Vallaria Spettrale di livello 3, ottimo. Fungo disciolto. Ok, saliamo. Corno porta fortuna della chiarezza? Vediamo un po' che cos'è. È un talismano, aumenta la concentrazione. Però non so che cosa. Che cosa comporta la concentrazione. Ok, qui c'è un ascensore che presumibilmente va attivato mettendo una chiave di pietra. Noi ce l'abbiamo, quindi proviamo. Vediamo dove ci porta. E abbiamo anche un po' di animelle, quindi io penso, direi di utilizzarle per aumentare di livello, così ce le leviamo di tasca, diciamo così. Mi sa che questo ci porta in superficie in un'altra zona, quindi magari vediamo dove sbuchiamo e poi ritorniamo subito. Terre di Kaelid. No, siamo un po' troppo lontani. Facciamo che sblocchiamo il luogo di grazia e ce ne torniamo subito al fiume Siofra, sperando che tutti quelli che erano giù non siano rinati.
Eccoci qua. Ok, sembrerebbe che non sia arenato nessun nemico, bene. Quindi ora guardiamo cosa c'è in questa zona qui a destra. Allora, intanto lì c'è una piantina, un alberino che ci dovrebbe dare un seme d'oro, spero. Uè. Assolutamente sì, ottimo. Quindi ora ne abbiamo tre e ora spero che ci faccia aumentare il numero di ampolle. C'è niente? No. Ok. Allora, quindi per andare a prendere quella lucetta che era su quel cadavere, dobbiamo saltare qua. Scendere qua. Ha un aspetto familiare e poi visione di arciere. Più avanti oggetto necessario. Ah, però credo che qui ci voglia torrente per salire sopra. Scendi pianino pianino. Piano Stanislao, piano. E qui a casca di sotto è un attimo. Chiave della spada di pietra, bene, una l'abbiamo consumata e una ce l'ha ridata. Mamma mia. Qui dovremo farcela senza torrente. E vediamo anche di qua che cosa c'è. Vicolo cieco. Evviva anello ancestrale. Va bene, non c'è niente. Quindi ora facciamo un altro breve sopralluogo mentre torniamo indietro per vedere se ci siamo persi qualcosa. Ok ragazzi, allora questa zona qui, tutta questa zona qui fino a qua l'abbiamo battuta. Anche questa, se non sbaglio. Credo, fatemi vedere un attimo perché non capisco bene. Sì, anche questa. Poi dovremo studiare il modo per arrivare lassù. Però comincio a sospettare che ci arriveremo da un'altra parte o magari da un teletrasporto. Un altro teletrasporto qui che non avevamo visto. Quindi io direi di segnarcelo perché magari è proprio questo, chi lo sa. E poi magari teletrasporti, che per ora sono 1 e 2, ce le vediamo a vedere successivamente. Tanto torniamocene al nostro luogo di grazia, così possiamo usare i nostri semini. Ok, usiamo i nostri semini.
aggiunta un'altra ampolla. E spesso e volentieri moriamo prima ancora di usarle tutte, quindi va bene. Comunque, allora nel mentre, ragazzi, è arrivata anche la Bea. Ciao a tutti! Bene, allora, quindi questa zona l'abbiamo fatta. Ora, lato opposto, e vediamo che cosa c'è. Allora, quelle piattaforme credo che le abbiamo fatte. Però, ragazzi, ora non vorrei dire, però mi sembra che noi ci siamo fermati lassù. Forse Sì. quella piattaforma in basso non l'avevamo vista. Eh no, perché si è fatto il Perché lato lassù di c'era il sinistra. cadavere. Sì. Ahi, Vai. Un mamma mia, quel palloncino lì maledetto. altro. Sì, ho visto. Aiuto. Oh. Siamo incastrati. Allora, tanto qua su mi sembra di ricordarmi che ci sia uno ad aspettarci. Dai, Stanislao, su, scaletta. Infatti. Va bene. Archiviato. No, Devi non salire. qui. Oh, questo. Maledetto. Ascia mandibolare. E freccia persecutoria. Freccia persecutoria le abbiamo già trovate. Ora però dovremmo capire che cosa sono. E noi ci siamo fermati qua. E non l'avevamo proprio visto Eh no. questo, perché è ben nascosto. Vediamo, vediamo. Infatti. Runa aurea numero 3. E vediamo qua. Mamma mia. Qua non c'è niente. Qua nemmeno, allora entriamo dentro. Polpone. Questa zona qui l'abbiamo fatta. Ok, Sì. allora proseguiamo. Permesso? C'è un C'era venditore. uno, sì. Qui non c'è altro, la scendiamo. E vediamo. Senti come suona, senti, Sì, senti. proprio Ma bravo. bravo. A customer. Eh sì. Vediamo. Sapone. Rimuove il sudiciume dal corpo. Ah, non lo so, però uno prendiamolo. Queste assolutamente tutte. Materiale per la creazione di oggetti molto difficile da reperire. Farfalla arcana dalle ali traslucide. Materiale per la creazione di oggetti molto difficile da reperire. Mantiene l'aspetto di una farfalla, però non ci dice che cosa. Che cosa ci serve. Boh, magari intanto prendiamone una, poi. Questo serve per fare la rinascita da Rennala, ma noi non abbiamo intenzione. Sapone, vaso d'olio con legaccio, va bene. E questo 6.000. Carne essiccata a chiazze e carne bianca essiccata a chiazze. Non so, tanti soldi così. Boh, va bene, no, ce l'abbiamo. Spada curva dalla forma marcatamente arcuata. No. Le frecce ce l'abbiamo. Queste un po' le abbiamo trovate. Quindi direi basta così. Ciao Goodbye, till next time. caro. Oh, lì c'è anche una Che c'è, lucetta, guarda. amore? Allora, fammi vedere un attimo le frecce persecutoria. Fanno 95 danni da magia.
Questi secondo me non sono male, soprattutto in questa zona. E magari gliene compriamo anche qualcosa. Vai, facciamo. Ma sì, crepi l'avarizia. Ciao, caro. E qui c'è. Oh cavolo! Oh. Ci ha visto! Mamma mia, quanto spara, eh! Ok, andiamo a spaccargli il culo. Prima però secchiamo questi. Lucetta. Pietra forgiatura numero 4. Ma l'ho presa la lucina che era sopra? Sembrava di sì. Qui e ora concentriamoci su quello grosso. Veleno, eh vabbè, quando mai. Quanto è duro questo, eh? Sì. Dai, crepa. Il veleno e polvere di Miranda. Vediamo un po' se abbiamo non abbiamo quelli per curarci il veleno e usiamolo. Quindi vediamo un po' dove sbuchiamo. Qui sbuchiamo precisamente dove ci sono i. Sì, dobbiamo andare a sinistra. Ok. Sì, sì, noi arriviamo da qua. Sì. Quindi. Qui dove siamo saliti. Qui dove siamo saliti. E lì c'è il nostro punto di grazia. Sì. Quindi direi che ora la prossima tappa è qui. Sì. Qui però c'è un problema. Questi stronzi ci sono. Ecco. Bravo. Non mi devo andare a prendere quello, mi devo andare a prendere però finché c'è questo qui. Ok. E questo forse è meglio affrontarlo con l'arco. Non so, non è che li faccio tanto, eh. Ai. No, dai, Stanislao, veloce. Quello cos'è? Ah, è un caprone. Altre 5 frecce, ottimo. Altra lucetta e altro teletrasporto. Pietra affoggiatura funerea 2. Ok, allora anche questo teletrasporto lo segniamo come gli altri due e proseguiamo. Intanto curiamoci. E di spalle? Sì. E zacchete!
Vai. Anche lui archiviato. Fronte a destra c'hai una lucetta. Lucetta. Pietra a foggiatura 2. Qui ci siamo stati? Direi non mi sembra. No. Altra lucetta lassù. Sì. Pietra a foggiatura 3. Bene, proseguiamo verso questa sì. rupe qua. Dice 1, 2. Sì, dove, probabilmente era un animale. Oh. Ai! Oh. No, 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 no! Oh, mamma, quanti sono! Troppi, troppi, troppi! Mamma mia, quanti ne arrivano! Via, Tanito, via! No, nell'albero! E sta bene! E zacchete! No! Ok! Non ce n'è dell'altre, eh? Ce la siamo vista brutta, quello però mi guarda. Sì. E vabbè, affrontiamolo così. Ok. Andiamo qua e poi ci affrontiamo gli altri tre che camminano. Sì. Qui c'è un altro di questi... accendere. Questi bracieri da accendere, poi scopriremo a cosa servono. Tanto per illustriamo anche qui questa rupe. Dove sono andati quei tre? Scendevano quelli là. Ok. Ora tornano indietro. Tre. Sì. Tre è un problema, eh? Tre è veramente un problema. Uno torna indietro o mi è sembrato a me? Sì. No. No, 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 no. Vengono tutti qua. Aspettiamo che passino tutti e prendiamo quello dietro. Sì. E poi vediamo il da farsi. Che portano? Il gregge portano. Eh sì. Zap. Ci hanno scoperto. Indietreggia, stai già, indietreggia. Ok. E anche questi. E un'altra a sinistra. Dove? Tanto dietro questo alberello. Qui c'è anche una lucetta, sì. Guarda. Tanto freghiamocela. Un'aurea fa sempre comodo. E altre frecce persecutorie. Allora lì c'è una corrente ascensionale che presumo ci porti lassù. Sì. Quindi poi vediamo anche un po' qui al centro cosa c'è. Allora io direi che al centro manca solamente... No, quell'isoletta lì al centro l'abbiamo già fatta. Fatta. Sì, 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 sì. Quindi veniamo qua.
Poi c'è lassù che non ho idea di come si faccia ad arrivarci. Allora, qui ci serve il cavallo. Allora, giù mi sembra di aver visto una lucetta. Comunque intanto andiamo qua giù in fondo e vediamo che cosa c'è. Oddio, qui si interrompe. Da destra. Attenzione. Ok. Qui sopra non c'era niente. Oh, lucetta. Chiave di pietra. E là come ci si arriva? Là non ci si arriva. C'è anche un omino? Sembrerebbe. Qua ci arriveremo. Anche lassù. O da quei portali. Può essere, ce ne sono tre. Io direi che qui ci potrebbe essere qualcosa giù. Sì. Si scivola. Ah, eccoli qui, qua. Mamma mia. No, perché? Di qua? Ma io, secondo me ti fa far giro. Ah, ok, allora si va qua sotto. Va bene. Qui che c'è? Niente di niente, vediamo di qua. Ah, lì c'è una... Sì. Una lucetta. Freccia persecutoria. Andiamo in corsa. No, in realtà non volevo andare qui, comunque. Oddio! No, ma che baccello, Stanislao, su. Dovrei attraversare tutto, tutta la parte esterna. Qui questo? Oh cavolo. Vai a prendere prima le rune. Sì, forse è meglio. Andiamo a prendere uno e poi ricordiamocelo che lì c'è un altro di quei braceri. Ok. Aiuto. No, no, via, 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 questi no, 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 no. Non vi volevo disturbare, scusate. Ok, ora per risalire. A diritto. Da qua? Lì. Sì. Ok, andiamo a accendere quel braciere laggiù. Sì. Qui c'è un altro. Questi qui l'importante è che non comincino a sparacchiare. Dov'era? Proprio sulla destra. Ah, eccolo là. Esatto. Ok, questa parte l'abbiamo fatta, giusto? Sì. Ok. Quindi proseguiamo da quest'altra parte. Quella è l'isoletta che abbiamo già fatto. Ah. Cazzarola, da quanto lontano mi beccano, eh? Mamma mia, mi sono andato anche là in un ginepraio.
è che Kaiser. Bevi, Sanitlau, bevi. Ai! Via, 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 via. Ah, c'è anche uno stregone. E ora ci arriviamo. Ok, allora, questo è quell'altro piano che abbiamo fatto, giusto? Mi sembrerebbe di sì. Quindi ci manca di qua. Ci manca di salire là. Lucetta di fronte sì. A te. Qui si può scendere. Sì. E lì c'è una lucetta, se non sbaglio. Davanti oggetto che l'abbiamo visto. Arco di corno? Equipaggiamento, vediamo un po'. Arco di corno. Però vedi, fa danni magici. Fa danni magici. Quindi questo sicuramente è da utilizzare su con le frecce quelle che abbiamo trovato ora. Che danni magici più danni magici. Però io prima di usarlo magari carico pesante, parecchio più pesante, sì. Oddio, parecchio, no, mezzo chilo. Dobbiamo aumentare la tempra. Quindi ora su. Ci andiamo a vedere cosa c'è là. Andiamo. Cos'è quello? Campi del Sacro Corno. Come lo mira, cos'è? Niente, un cadavere. Fai attenzione, dita, ma buco o buco, ma che dice? Cioè, tutto questo super altare per niente? Pare strano. Anche a me. Scusate. Ma vedi, ci sono queste. Ce n'è una spenta. Ce n'è una spenta. Forse ci manca saranno noi attivare. Perché sono uguali, vedi anche quello lì? Sì, ma ora vattene a pesca. Dalla mappa non si vedono queste. Occhio, qui c'è un'invasione. Colgono fiorellini. Sì. Ecco, vai. No, no, non mi piace questa cosa. Cosa sono questi? Smetti! Oh. Andiamo lassù. Allora, lì è da dove veniamo, esatto. Precisamente. E qua su?
lucetta. Foglia capillare. Scudo scapezzato del falco. Allora, pesa 1,5 kg meno, aumenta la difesa da magia e da sacro, ma ci diminuisce fuoco, fulmine. Boh, sai che io con il fatto che è più leggero terrei questo. Ti permette anche di mettere l'arco. Esatto. Lì c'è un luchino di grazia, però ora noi dovremmo cercare il braciere rimanente. Dalla mappa non si vedono questi. No. Oddio. Si vedono questi cerchietti. Saranno questi cerchietti qua? Non saprei proprio. Boh, andiamo intanto a vedere qua. Qua io qui non ci sono stato, però io sono andato subito di là, mi sembra, o ci sono stato, non mi ricordo. No, qui non ci sono stato davvero. Oh, saetta runica, ottimo. Questo l'avevo mancato. O ho mancato questo, posso aver mancato un altro milione di cose. E allora. Lì ci sono stato. Boh, proviamo ad andare nella parte da dove siamo arrivati all'inizio e vediamo un po' se ci siamo persi qualcosa lì. Eccolo lì. Eccolo lì, guarda. Ai! Oh mamma, quanti ce ne ho? Ho sbagliato pulsante. Ok, l'abbiamo trovato. Sì. Ok,
Quindi ora andiamo a vedere se... E c'è una luce. Sì. Cosa ci sblocca? Ah sì, è vero, ora sono accese tutte, vedi? E ora ci devi dare qualcosa per forza. No! Allora... Via, via, via. Guarda. Oh. Salve. Abbiamo acceso tutti i lumini. Tocca i resti di corna. Dove siamo? E qui c'è un boss, signore. Sì. C'è un boss con una bella statua di Marika. Come se sapesse già che schiattiamo male. Maledizione. Perché ora come si torna indietro? Vabbè. Ci possiamo tornare indietro? Sì, 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 ci possiamo tornare. Va bene. Che è Cervo? Sì. È quello di prima. È quello che abbiamo toccato. Sì. Io lo sapevo che non andava. Non gli andava rotte le scatole. No! Puoi anche chiamare qualcuno? Ah, ok. Luther! Chi se no? A parte questo si muove tanto, non so. Mamma mia! Studiamolo, studiamolo! E leviamoci di qua. Bravo. C'è un tempismo Stanislao perfetto. Luther, vieni via. Lo vedi che ti bruci. Leviamo, va. Bravo, vai da Luther. Senti la musica, che bella! Sì. No, la musica di questo boss è bellissima. Sì. Come non pesante. Sì, sì, è proprio quasi sofferente. Oi! Vai, baby! No, sbagliato incantesimo, questo voglio. Dopo se riusciamo a beccarlo almeno. Ehi, si muove troppo. Ok, non è il caso di usare incantesimi. Ci vuole troppo tempo per chiamarli. Anticipo. Vai Lute, tedialo, mi raccomando. E zacchete! Ceneri di devoto agli spiriti ancestrali. Ah, è uno di quelli che ammazziamo di là. Ma no, questo boss mi è quasi dispiaciuto ammazzarlo. Sì, anche a me. Poverino. Andate a rompere le scatole, era il buono buono che dormiva. Era come si fa a tornare? Serve per forza il teletrasporto? Non lo so, intanto guardiamo la zona. Non ci ha dato neanche tanto di rune, quindi insomma. Qui non ci sta proprio niente. No. Corrente non lo puoi chiamare. Corrente non lo posso chiamare. Andiamo a vedere nella caverna da dove entriamo. Ci vuole un'ora, ci vuole arrivarci. A destra c'è una lucetta. Oh, lucetta, ottimo.
Ah, ecco, no, è per tornare via, perfetto, vai. Torno indietro. Allora, è ora che... Cioè, mica ce lo fa rifare se lo ritocchiamo. Spererai di no. Ah no, ci rimanda lì, ma è... È vuoto, diciamo. Quindi io direi che ci riavviciniamo ai portali, perché credo che ci manchi solo da controllare dove ci portano, perché poi questa zona l'abbiamo fatta tutta. Sì. Quindi spostiamoci qui al luogo di grazia, e però lo vedremo nel prossimo episodio. Questa puntata, ragazzi, è durata abbastanza, quindi vi do appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, mettete like e condividete, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana e dalla Bea. Ciao a tutti. Ciao ciao.